In questo tutorial vedremo in che maniera è possibile scansionare un documento cartaceo in PDF e consegnarlo come compito in Google Classroom. Apriamo Google Drive ed entriamo nella cartella nella quale vogliamo collocare il file. Premiamo più, scansiona. Inquadriamo il primo foglio del documento, scattiamo la foto. Se la foto non ci soddisfa, clicchiamo sulla X, altrimenti sulla spunta. A questo punto, cliccando sul pulsante ritaglio, è possibile riquadrare meglio la pagina, agendo sui limiti laterali o anche sul vertice della scansione individuata automaticamente da Google Drive. Clicchiamo sulla spunta per accettare la modifica e possiamo scegliere la modalità di colore del documento che più riteniamo opportuna. Se il documento è costituito da più pagine, premendo sul tasto più in basso a sinistra possiamo aggiungerle alla scansione. Consiglio di illuminare le pagine lateralmente per evitare riflessi e non troppo obliquamente, anche se Google Drive è in grado di correggere le eventuali distorsioni. È possibile scegliere una modalità di colore differente per ogni pagina. Quando il documento è pronto possiamo rinominarlo per poterlo caricare successivamente su Google Drive. Terminata la rinomina e premendo successivamente sul tasto di spunta, Google Drive caricherà il file nella cartella che avevamo selezionato. Il caricamento avviene solo se collegati a Wi-Fi, ma possiamo forzare il caricamento su dati mobili cliccando sull'icona della nuvoletta accanto al file. Una volta caricato possiamo aprire il file e valutare la qualità della scansione prima di consegnarlo su Google Classroom. Ora non ci resta che aprire Google Classroom, entrare nel compito che ci è stato assegnato, cliccare il tuo lavoro, cliccare aggiungi allegato e poi Drive. Cliccando su recenti troveremo l'ultimo file che abbiamo caricato, lo selezioniamo e lo aggiungiamo al compito. Se avessimo altri file o documenti da allegare sarà sufficiente cliccare su aggiungi allegato di nuovo, altrimenti clicchiamo consegna. Un compito consegnato può anche essere ritirato eventualmente se vogliamo aggiungere del materiale oppure se abbiamo mandato il documento sbagliato. Sarà sufficiente cliccare su ritira e di nuovo ritira. Una volta ritirato possiamo eliminare il documento che avevamo precedentemente inserito e procedere all'aggiunta di altri documenti eventualmente e riconsegnare successivamente il compito. E con questo è tutto. Alla prossima!